insomma, mai il tuo pensiero sulla Coppa Italia lo conosciamo, con che spirito andate domani all'Olimpico? Bisogna andare con lo spirito che vuole fare una pazzia. Nella nostra festa ci deve essere il derby della Fiorentina nei quarti di finale a tutti i costi. Qualsiasi altro tipo di atteggiamento ci porterebbe a una partita pesante, e poi le partite, quando sono pesanti, hanno delle ripercussioni. Basta vedere chi è successo a Verona per una brutta sconfitta in Coppa Italia. Quindi bisogna andare con nella testa un obiettivo e con la voglia di raggiungere l'obiettivo, che sarà difficilissimo, però la nostra testa domani deve funzionare così, senza tanti altri pensieri. A livello di formazione dobbiamo aspettarci turnover, oppure non so, insomma, potrebbe essere anche l'occasione, penso a Saponara o Rinizio, per trovare qualche minuto, no? Sì, è un'occasione di questo tipo, anche se poi c'è il rischio di mettere in campo più di tre giocatori e ti chiederebbero la sostituzione. Vediamo un po' come si può avviare a questo, però è giusto che giochi chi è stato fuori nell'ultima partita, ma questo non vuol dire che cambia l'obiettivo in una maniera più assoluta. Cosa temi della Roma? Pensi che possa approcciare a questa partita in maniera diversa rispetto al campionato? Parlare della Roma e parlare solo dell'approccio mi sembra abbastanza riduttivo. Cioè, la Roma è una squadra che ha una rosa di livello internazionale, e quindi è chiaro che per noi è una partita dal punto di vista di pronostico secco è quasi impossibile. E quindi si teme il fatto che ci hanno tantissimi giocatori con delle qualità tecniche strepitose. Però poi noi siamo abituati a giocare in squadre che sulla carta sono molto più forti di noi, siamo abituati a rimanere in partita lo stesso, ed è quello che dobbiamo fare domani. Senti, è arrivato Riccardo Saponara, ormai di solito ne abbiamo parlato, come l'hai visto in questi giorni di allenamento, su questi due giorni in cui ha lavorato col gruppo, come ti è sembrato a livello fisico, mentale? Riccardo è arrivato in un momento in cui noi abbiamo due partite in tre giorni, quindi no, non è che ci sono allenamenti così consistenti da poter valutare bene la condizione di un ragazzo. Mi sembra che mentalmente sia arrivato alle giuste motivazioni, e questo è l'aspetto più importante, molto più importante dell'aspetto fisico. E dal punto di vista fisico sarà un ragazzo che si è allenato molto, ma che ha giocato pochissimo, quindi gli mancherà un po' la partita, e ci sarà bisogno di aspettarlo per fargli fare due o tre spezzoni di partita per rivederla al 100%. Questo è inevitabile. Quindi con Micenice squalificato c'è la possibilità di vedere anche dal primo minuto quello che è stato, insomma, il trio del tuo primo anno, cioè Saponara dietro a Mattavano e Maccarone. C'è un'ipotesi questa? Sì, è un'ipotesi, ti ho detto prima, e c'è da valutare bene quanti possono essere i giocatori che hanno poche probabilità di arrivare al 90°, quindi vediamo un attimo prima questo, perché poi sennò c'è il rischio di mettersi in difesa da soli. Senti, con l'arrivo di Saponara avevi accennato c'era anche la possibilità di cambiare meglio, tanto fatto di schiera di posizione. È un'opzione anche per domani sera a Roma o è prematuro? No, è prematuro, perché non abbiamo avuto assolutamente il tempo di provarlo. Sai, noi abbiamo sempre provato come modulo alternativo il 4-1-4-1 e con questa soluzione si può prospettare un 4-3-2-1 o un 4-2-3-1. È chiaro che il 2-3-1 va un po' a cozzare con le caratteristiche di Val di Fiori. Però per spezzoni di partita, secondo me, si può anche cominciare a prenderlo in considerazione. Mister, ti chiedo se a lei sono arrivate i complimenti da parte di Carlo Ancelotti, che stamattina ha premiato a Firenze, che ha detto che le due sorprese del campionato sono due piccole che giocano un gran calcio come Empoli di Sassuolo. Le chiedo che effetto gli fanno queste parole, e se vuole rispondere durante il giornalino. Che effetto mi fanno? Dette da un uomo di buon senso come considera Ancelotti, fanno sicuramente un grande piacere. Infatti, sto parlando di un uomo di buon senso dal punto di vista umano, poi se si parla dell'aspetto professionale si sta parlando
di uno degli allenatori hanno vinto di più a giro per il mondo negli ultimi anni, quindi è sicuramente una cosa che io non sapevo, me l'ha detta te ora, mi fa enormemente piacere perché viene da un allenatore e soprattutto perché viene da lui personalmente, che è uno che io stimo. Stimo come allenatore, ma lo stimo fortemente anche come uomo. Che effetto ti fa più complimenti? Ma sa, il discorso è quello. Mi fanno un effetto strano perché poi vedo la nostra classifica è sempre molto a rischio e quindi sinceramente preferivo punti. Sì, anche se bisogna fare un bilancio di girone d'andata, è vero che ci sono meno punti di quanto non avreste meritato, però forse anche di più di quelli che ci aspettavamo. Il bilancio di girone d'andata è un bilancio estremamente positivo se si paragona con quelle erano le aspettative della Criti alla vigilia del campionato nei nostri confronti. È un bilancio negativo se si paragonano i punti alle prestazioni. Pensi che tutti questi complimenti possano influire un po' sull'atteggiamento della squadra, come di questa cosa si era parlato anche in passato, pensi che i ragazzi siano già ormai entrati? Guarda, io dopo la partita con l'Inter, che è stata una partita che si è fatta alle 18 e quindi alle 21.30 ero a casa, mi sono addormentato verso le 4 o 3 e mezzo. Dall'incazzatura feroce non riuscii ancora a digerire, quindi sono andato a casa molto più arrabbiato per il risultato che non contento per i complimenti che sinceramente mi hanno fatto effetto zero. Quindi spero che la squadra abbia lo stesso spirito mio.